Ci siamo, buonasera a tutti quanti, bentrovati a questa puntata di Apericielo. Ok, benvenuti a tutti quanti. Come al solito, se ci siete, se vi siete collegati, vi chiedo cortesemente di mandarmi un messaggio per vedere se funziona tutto quanto. Nel mentre vado a prendere il controller per vedere se tutto va bene. Allora. Vediamo qui, buonasera a tutti, ben arrivati. Se mi mandate un messaggio, controllo se effettivamente ricevo i vostri messaggi. Vedo che già qualcuno è collegato. Allora, devo controllare qui, perché se no, se non mi mandate i messaggi qui, vediamo un po'. Ok. Benissimo. Allora, vediamo, non vedo commenti. Allora, li vedo sul telefono. Ecco, non li vedo perché non avevo ovviamente messo la pagina giusta. Quindi, eccoci qua. Ciao Rossana. Allora, di alcuni di voi, come sempre, non vedo i nomi, però vabbè, ci siete. Allora, eccoci qui col mio aperitivo, noccioline, mostaccioli, caramelle, trick e track e bomba a mano. Bene, 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 oggi puntata di fuoco, veramente interessante perché dopo aver parlato per tutto questo tempo di telescopi, di fotografia del cielo, delle stelle, affrontiamo finalmente per la prima volta quello che è l'argomento che ormai la fa da padrone nel campo dell'astronomia, ovvero quello che ci sta dando la possibilità di scoprire tutta una serie di nuove cose che prima non vedevamo, non capivamo. Che cos'è? È la spettroscopia. Beh, sembra insomma quasi una malattia, no? Sembra quasi un esame clinico, ma in realtà è lo studio della luce. Per fare questo, ovviamente, che cosa succede? Bisogna puntare un oggetto che noi normalmente vediamo la luce, la fotografiamo, e invece qui si vede praticamente in un altro modo. Però per fare questo, io ovviamente cosa faccio? Come al solito, chiamo qualcuno che ci capisce, perché io sono il solito ignorante con le antennine sulla testa, ecco qui le mie antennine, vedete? Filo, 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 ho le antennine. E ho invitato questa volta il niente po' di meno che il tuttologo Carlo Muccini, al quale do immediatamente il benvenuto. Ecco qui, allora, aspetta che mi metto in modalità minore. Ciao Carlo, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie della partecipazione. Grazie a tutti. Grazie Grazie a te Carlo, buon apericielo ovviamente, ecco qua. Cincin. Io farò Cincin con uno spettroscopio, naturalmente. Ognuno brinda con quello che ha. Plinio di solito lo sai cosa fa? Plinio Camaeli fa il brindisi con quel liquido, quello spruzzino per pulire i denti. Per cui tu giustamente brindi con lo spettroscopio. Carlo, vabbè, io e te ci conosciamo, insomma, anche molto bene. Però, insomma, magari alcuni qui possono non conoscerti e a me farebbe piacere se tu intanto ci parlassi intanto un pochino di te, chi sei, che fai, che vuoi, dici quello che non sai fare, perché tu fai tutto quanto. Sono poche in effetti le cose che non so fare. Diciamo, io sono innanzitutto un matematico, e quindi mi sono laureato tanti anni fa, non dico quanti, però si può immaginare, e mi sono occupato nella mia vita di astronomia, astrofisica ed informatica soprattutto. Informatica è stata poi la parte che ha vinto su tutto. E che mi ha dato da vivere, mi ha consentito poi di comprare i telescopi e di studiare l'astrofisica, che è la mia passione. Quindi sono passato per una fase iniziale di astronomia, dove per astronomia si intende lo studio della posizione degli astri.
mentre per l'astrofisica si intende lo studio della composizione degli astri e più in generale della cosmologia, quindi di cosa è costituito l'universo, cos'è la materia oscura, quali sono le leggi universali che governano la nostra vita, sia qui sulla Terra che nello spazio infinito profondo. E in tutti questi anni mi sono occupato naturalmente inizialmente di astronomia, come tutti, quindi con il mio primo telescopio, che era un Newton 114-900, che è stato un classico per tutti noi quando eravamo ragazzi che abbiamo cominciato, ed ero così inesperto che avevo comprato un atlante stellare bellissimo, e quindi andai una sera sul terrazzo di casa e avevo deciso di guardare delle stelle particolari, e quindi seguendo i dischi, perché la montatura era di legno e di ferro, non c'erano motori, non c'era niente, non c'era software, era inimmaginabile quello che noi abbiamo adesso in questo momento. E quindi puntai con le coordinate celesti questa stella e mi trovai che il telescopio puntava per terra. E lì dissi, c'è qualcosa che non ho capito bene, evidentemente. E quindi da lì cominciai a studiare meglio l'argomento. E poi mi sono appassionato di astrofisica, e di evoluzione stellare e di spettroscopia. E quindi oggi sono qua per fare una lieve introduzione alla portata di tutti, quindi non serve una specifica conoscenza o degli studi pregressi, semplicemente un po' di cultura generale per capire i concetti di massima che governano questa disciplina, che è molto interessante e ha dei risvolti sia storici che fisici molto belli, e dimostrano come noi siamo arrivati dove siamo adesso grazie al sacrificio e allo studio di tantissime persone che, come in una staffetta, si sono passati il testimone. Quindi uno ha scoperto una cosa, questa cosa ha incuriosito un altro che ne ha scoperto un'altra, molto importante. Poi hanno, come astronomi, hanno trascritto delle cose che hanno osservato. Uno per primo è stato il padre Angelo Secchi, che è il padre di tutta la spettroscopia mondiale. E siamo alla fine del 1800, quindi l'Italia è ancora divisa nel regno dello Stato Vaticano, quindi c'è ancora il Papa Re, e padre Secchi studiava sulle mura del Vaticano in questo momento, con il suo telescopio studiava il cielo e scoprì per caso questi spettri, venendo dagli studi di Newton e di altre cose. Spettri che non riusciva a capire cosa fossero, cioè osservavano queste cose, e lui ha trascritto oltre 5.000 aspetti di stelle, quindi facendo uno studio notevolissimo, molto preciso, ma senza sapere quello che stava guardando. Quindi, però, ha trascritto, ed è quello che fece Galileo con le lune di Giove. Cioè, lui non sapeva cosa stava guardando, però ci ha lasciato una memoria. Senti, ti interrompo un secondo. Allora, giustamente tu stai già introducendo quello che è l'argomento di questa sera, ovvero la spettroscopia. Cioè, padre Angelo Secchi guardava da Roma, quindi insomma possiamo immaginare con tutto quello che c'era, insomma, perché all'epoca comunque Roma era molto inquinata fra fumi di legna, camini accesi e cose varie. C'era Charles Messier a Parigi che osservava il suo catalogo Messier, che noi adesso abbiamo sopra, e lui se lo guardava dal centro di Parigi. Allora, parliamo proprio, affrontiamo un attimo il discorso proprio della spettroscopia, cioè quindi che cosa significa spettroscopia? Ovviamente parliamo della luce delle stelle, la luce dei pianeti, le luci in generale sono composte, no, da quel famoso, come vediamo anche nella tua immagine, da quell'arcobaleno, no? Ci spieghi un attimo? Diciamo, fa parte adesso del discorso che affrontiamo, e piano piano vediamo proprio questo aspetto qui, che cos'è la spettroscopia, che cosa significa fare questa cosa. Io, diciamo, questa presentazione, chiamiamola così, dura circa 45 minuti. E io direi che se avete delle domande sulle slide mentre scorrono, mi interrompete e io vi rispondo direttamente a queste domande. E invece per domande più generali, eccetera, vediamo alla fine. Alla fine vi farò vedere alcuni software disponibili sul computer che sono utilizzabili da tutti e dei libri che potete acquistare o scaricare gratuitamente per avvicinarvi allo studio della spettroscopia. Quindi parleremo anche di spettroscopi non professionali, naturalmente, quindi alla portata di tutti. Quindi un'astronomia e spettroscopia popolare per astrofili
chiamano a avvicinarsi a questa cosa. Quindi è per avvicinarsi, non è uno studio scientifico, non è possibile fare questa cosa in 40 minuti, no? Lo potete immaginare, anche perché servono basi matematiche avanzate, quindi non è possibile farlo così. Farebbe parte di un corso universitario specialistico. Però avvicinarsi a questo mondo in maniera semplice è possibile per tutti, veramente per tutti. Non servono attrezzature stratosferiche, basta un rifrattore anche da 80 mm, per dire, e chiaramente una telecamera, una webcam oppure una camera, una CMOS, una CCD. O anche una macchina reflex o una mirrorless, quindi basta quello che abbiamo in casa e probabilmente già è sufficiente. Ci servirà solamente magari un filtro che poi vediamo un pochino più avanti. Quindi se ci sono domande particolari prima di iniziare, se no io partirei con la presentazione che affronta proprio quello che tu dicevi prima, dai pianeti extrasolari a che cos'è lo spettro, come si rappresenta. Mandando tanti saluti, Gabriele, per cui ci mandano i saluti per Ah, adesso, grazie a tutti. Poi spero di ritrovarvi su Facebook, poi anche stasera, domani, nei prossimi giorni, se avete domande, siete liberi di o chiedere amicizia o se volete mandarmi delle cose per capire o volete contattarmi, non c'è problema. Sono disponibilissimo, quindi non ho ancora mangiato vivo nessuno, quindi direi che va bene. Allora io partirei con questa cosa, che ne dici? Io a va bene. questo punto oscuro perché vedo la presentazione e quindi Emanuele tu mi fermi quando lo ritieni opportuno per farmi domande o se qualcuno ha delle domande me le riferisci io rispondo Benissimo. immediatamente. Va bene. Ok, quindi noi partiamo con questa cosa. Quindi è una introduzione alla spettroscopia astronomica. Io sono Carlo Muccini, mi trovate su Facebook proprio come Carlo Muccini, ho anche un canale YouTube dove trovate numerosi video anche sulla spettroscopia, oltre che su altre cose di, sempre a tema astronomico. Faccio parte della Società Astronomica Italiana, che è la ex Società degli Spettroscopisti, fondata nel 1870 da padre Angelo Secchi, e che è la più antica associazione di astronomia nel mondo. E faccio parte dell'Unione Astrofi Italiani e per loro faccio parte della commissione divulgazione per quanto riguarda la sezione di ricerca in spettroscopia e asteroidi. E sono socio onorario della Società Astronomia Pugliese e di tante altre cose che hanno poca importanza. Vediamo, andiamo avanti. Sei pure amico È mio, anche amico di Emanuele Bizzoli da diversi anni, direi. Allora, allora. qui abbiamo una rappresentazione di pianeti extrasolari, proprio per introdurre il discorso della spettroscopia in generale. Qui ne vediamo tanti, sono rappresentati in scala, visti dall'alto, con la stella al centro e intorno le orbite dei pianeti, che sono più o meno grandi, più o meno distanti, più o meno ravvicinate. Per esempio, vediamo qua sopra molte orbite ravvicinate, qui ne vediamo addirittura una sola. Carlo, si vede sempre la stessa pagina, scusami, si vede sempre la stessa pagina. No, Non ha girato? non ecco, adesso sì, adesso va bene. Ok, perfetto. Va bene. E Sì. qui vediamo le varie orbite, qui strettissime, qui molto larghe, e ce ne sono a migliaia. Il numero cresce ogni giorno, grazie anche ai telescopi che abbiamo in orbita intorno alla Terra e che osservano senza l'occlusione dell'atmosfera o il problema della Luna o di eventi atmosferici. Tutti questi, questa cosa incredibile è che alla fine praticamente, dico praticamente, ogni stella ha un sistema solare intorno, con un pianeta, con due pianeti, addirittura si sono trovati dei sistemi solari doppi, tripli, anche quintupli, cinque stelle, che è una cosa la più instabile possibile, hanno un pianeta che orbita intorno, perché che ha trovato una sua orbita che lo rende stabile in questa cosa. Questo numero cresce continuamente, quindi diciamo, questa è una fotografia di qualche mese fa del satellite Kepler e vediamo la diversità pazzesca, quindi abbiamo pianeti giganti, pianeti minuscoli, di tutti i tipi. Questo è quello che noi sappiamo in questo momento. Riesci a vedere questa immagine cambiata o no?
Sempre la No, stessa? ancora Allora tra faccio, sì, va bene, allora ok. faccio questo nome. Abbiamo per esempio tra tutte queste stelle che abbiamo trovato, tutti questi pianeti che orbitano queste stelle, ci sono le cose più disparate possibili. Quindi pianeti piccolissimi, pianeti giganteschi, enormi, grandi quasi quanto un sole. E qui, però, tra tutti questi ce ne sono moltissimi ormai, qui diciamo diversi, in realtà sono moltissimi, che sono potenzialmente abitabili. Che significa potenzialmente che hanno uno strato roccioso su cui appoggiare i piedi e non sono gassosi come Giove, che non hanno una superficie solida, che non hanno una gravità superficiale eccessiva per noi. Noi abbiamo la Terra che come riferimento, che la gravità è pari a 1, quindi da 1,2 a 0,8 diciamo è una gravità accettabile per noi, abbastanza normale. E poi non deve stare né troppo vicino al sole, che sarebbe bollente, né troppo lontano, che sarebbe congelato, quindi in una zona verde, diciamo così, e in più deve avere un'atmosfera intorno. Però noi stiamo parlando di pianeti distanti 4.000 anni luce, 5.000 anni luce, 10.000 anni luce. Questi pianeti noi al telescopio non li possiamo vedere, sono troppo piccoli. A malapena quasi non riusciamo a vedere la stella a cui orbitano intorno, figuriamoci un pianeta. Quindi questa è la nostra conoscenza in questo momento. Quindi andiamo alla slide successiva. E quindi vi domandate, ci domandiamo tutti, ma come abbiamo fatto a sapere tutte queste cose se non abbiamo messo piede oltre che sulla Luna? No? Il posto più lontano dove siamo stati effettivamente, personalmente, è la Luna. Ci abbiamo delle sonde, sono andate su Giove, su Saturno, stanno andando oltre lo spazio, sono uscite oltre lo spazio, diciamo, del nostro sistema solare. Però di arrivare a una stella lontana anni luce ci vuole ancora tanto tempo. Quindi non ce l'abbiamo queste cose. Com'è possibile tutto questo? Questo, diciamo, abbiamo un altro esempio. Noi con l'astronomia normale, osservativa, con il nostro telescopio, noi possiamo osservare, per esempio, l'universo in due dimensioni, quindi una base e un'altezza. In pratica possiamo isolare la grandezza di una galassia, per esempio, o di una nebulosa come dimensione. Però non riusciamo ad andarci vicino. Inoltre, noi possiamo vedere dei fenomeni transienti che ci danno una terza dimensione, che ci dimostrano che l'universo non è piatto, perché ci sono degli oggetti che passano davanti ad altri oggetti ed oscurano. Per esempio, qui abbiamo un'eclisse di Sole e a destra il transito di Mercurio davanti al Sole, dove vediamo questo fenomeno transiente che dura pochi minuti o diverse ore, in cui abbiamo la possibilità di misurare effettivamente che c'è una distanza tra noi e questi oggetti, grazie a questi fenomeni. Inoltre abbiamo un'altra possibilità di misurare il tempo. Esistono, per esempio, delle stelle variabili, che variano la loro luminosità con il tempo. Quindi noi possiamo osservare queste variazioni e quindi dire, per esempio, qua c'è una stella, se vediamo questa, che ha un periodo di un giorno. Quindi in un giorno la sua luminosità cresce, poi decresce, ritorna a un valore base e poi ricomincia continuamente questo ciclo, sempre uguale, sempre lo stesso. Chi ha un periodo più lungo, chi avrà un periodo più corto, però vediamo questa cosa, che è il tempo. Però questa cosa non è sufficiente perché noi non riusciamo a capire la struttura dell'universo semplicemente con due misure di larghezza o altezza o al fatto che la Luna passa davanti al Sole. Noi dobbiamo studiare proprio la luce che è intorno a noi. E tutto questo è cominciato quasi per scherzo con Sir Isaac Newton, che tutti noi conosciamo questo esempio, no? Questa figura in cui in una giornata di sole, in una fessura di una finestra, un raggio di sole passava attraverso la fessura e andava a sbattere sulla parete di fronte, creando una sorta di sortileggio, un arcobaleno, una cosa bellissima da vedere, e che però era sempre uguale. Quindi la prima osservazione è stata che da una parte c'era il rosso, il giallo, il verde, poi il blu, il violetto, eccetera, senza sapere però esattamente a che cosa corrisponde. Da lì è iniziata la spettroscopia come analisi e ci ha portato a oggi.
Quindi noi possiamo dire che la spettroscopia è proprio la vera chiave dell'astrofisica, è proprio la base. Senza la spettroscopia, l'immagine che noi ci facciamo dell'universo, per come è costituito, per quanto è grande, parliamo di energie oscure e di tante altre cose che vediamo dopo, sono tutti studiati attraverso la spettroscopia, che si basa sui fotoni. Che sono sulla strada, diciamo così, da una stella o da una galassia verso di noi, e che noi li blocchiamo con i nostri occhi, sulla nostra retina o su una camera CCD, per esempio, e rappresentano sia l'immagine della galassia che ci arriva da così lontano, ma in realtà dentro contiene delle informazioni che possiamo estrapolare, studiare e ci danno tantissime informazioni che la luce vista così come non ci dà. Cioè, se noi guardiamo una stella, noi possiamo dire questa è gialla, questa è rossa, questa è bianca e basta. Mentre con la spettroscopia noi studiamo proprio la luce, la qualità della luce che è dentro questo fotone e ci dà un contenuto informativo senza pari. Questi sono alcuni esempi. E possiamo definire l'età dell'universo, possiamo ricercare dei pianeti extrasolari, possiamo studiare dei quasar che sono degli oggetti agli estremi, posti agli estremi confini dell'universo, venuti da distanti oltre 14 miliardi di anni luce. Studiamo l'inflazione, che è un fenomeno di espansione dell'universo non lineare. Possiamo studiare la materia oscura e l'energia oscura che mantiene unite delle galassie e che fa dei vortici di galassie altrimenti inspiegabili. Ci spiega che cos'è l'espansione dell'universo e, non ultimo, il fenomeno del Big Bang, dove è nato tutto quanto l'universo. Tutto questo attraverso lo studio di un fotone. Ma com'è possibile? Semplicemente dal fatto che i fotoni che sono generati all'interno di una stella, e lo spiega l'equazione famosa di Einstein, E uguale mc quadro, quindi l'energia della massa è data dalla massa moltiplicata per la velocità della luce in chilometri al secondo al quadrato. Quindi se noi prendiamo un grammo di massa, lo moltiplichiamo per 300.000 al quadrato, quello ci dà l'energia in joule di questa massa. Quindi un granellino di sabbia sarebbe in grado di mandare tutta la Terra probabilmente per un giorno, automobili, fabbriche, eccetera. Questa energia che viene generata dentro la stella esce poi dalla stella in forma di fotone e viaggia in tutte le direzioni. Per un caso incredibile, uno di questi fotoni, come un cecchino che spara a un bersaglio lontano, raggiunge la Terra proprio nel momento in cui la Terra passa. E dentro trasporta delle informazioni preziosissime, che sono inimmaginabili senza conoscerne la natura, e che vengono rappresentati come singoli pixel nella nostra camera CCD. Se noi li catturiamo semplicemente in una webcam, per esempio, noi vedremo l'immagine che li ha generati, per esempio una galassia o per esempio una stella. Ma se noi facciamo passare questi fotoni attraverso uno spettrografo, cambia tutto. Questi fotoni restituiscono una serie di informazioni che hanno dentro come patrimonio che supera di gran lunga la semplice immagine fotografica dell'oggetto. Vediamo un esempio di energie, e questo riguarda anche, se vogliamo fare una digressione, sulla fotografia astronomica in bianco e nero o a colori. La luce che noi vediamo con i nostri occhi è rappresentata semplicemente da questa luce visibile che va dal rosso fino al violetto, diciamo, e che se guardate nella scala è solamente un pezzettino piccolissimo di tutte le radiazioni possibili che vanno dalle lunghezze d'onda piccolissime alle lunghezze d'onda lunghissime. E quindi parliamo di raggi X, raggi gamma, raggi cosmici, oppure a bassa lunghezza d'onda, le onde medie, la radio, la TV, per esempio, le onde, le microonde con cui cuciniamo il pollo, per esempio, sono delle onde radio, ma anche la luce visibile è un'onda radio. Solo che i nostri occhi, questa riescano a vederla quando andiamo in ospedale per farci una lastra di raggi X, mentre ci fanno la lastra non vediamo niente, ma in realtà la stanza oggi non più, ma una volta era inondata di luce di raggi X, che non sono più visibili. E questo è iniziato proprio da Sir Isaac Newton,
E lui disse: ma perché un raggio di sole che cade su un prisma ci mostra sette colori? E si domandarono all'inizio se non fosse il vetro colorato, che magari era proprio il vetro che faceva questo effetto, perché all'epoca non c'erano dei vetri puri come possiamo realizzarli oggi, erano dei vetri impuri, pieni di bolle d'aria, di pelucchi, quindi immaginate una cosa fatta tanti anni fa. Però alla fine, misurando gli angoli di queste luci, che già da qua possiamo vedere che l'angolo del blu è molto più grande dell'angolo del rosso, e capirono che era effettivamente la luce dentro, la luce bianca, in realtà passando attraverso il prisma riusciva a sbloccare questa cosa e farci vedere il blu. Qui Appunto. abbiamo un esempio pratico di uno spettro. E qui abbiamo una stella. Se noi questa stella la facciamo passare attraverso un prisma, il prisma, diciamo, disperde la luce e ci genera i vari colori di cui è composta la luce della stella. E noi vediamo quello che si chiama spettro continuo, cioè una serie di colori che va dal rosso all'ultravioletto in maniera continua, senza soluzione di continuità. Diciamo, visto da una lampadina, diciamo così. Se però questa lampadina la facciamo passare attraverso questa luce, attraverso una fenditura, allora se tra noi e la luce c'è un gas freddo o c'è un gas caldo, vediamo delle righe nere o delle righe colorate. Come fa una stella a passare attraverso un gas freddo? Beh, diciamo freddo relativamente, perché dobbiamo immaginare che dentro la stella noi abbiamo temperature dell'ordine di milioni di gradi, arriviamo anche a 100 milioni di gradi dentro la stella. Sulla superficie della stella arriviamo anche a 6.000 gradi e poi c'è il vuoto cosmico. Qui diciamo che la superficie della stella è un gas che rispetto al centro è un gas freddo. Quindi questo gas, passando attraverso una fenditura, riusciamo a vedere delle righe nere. Questa cosa è un mistero, è stato un mistero nel 1870. Per cui Fraunhofer, che questo è quello che vediamo proprio lo spettro del Sole con le righe di Fraunhofer, questo fisico tedesco, trovò queste righe e cominciò a chiamarle A, B, C, D. Non sapeva che cosa fossero, perché, che cosa rappresentassero, allora riscontrava questa cosa. Se invece, questo ve lo anticipo, il gas anziché freddo è caldo, la stessa cosa noi la vedremmo al contrario, in negativo, quindi un fondo nero, e le righe colorate che qui sono nere, qui diventano colorate, quindi si chiamano linee di emissione. Questo caso specifico, per esempio, se noi puntiamo lo spettroscopio, questa è su una stella, per esempio sulla stella Sirio, e qua sulla nebulosa di Orione. Se noi puntiamo la nebulosa eccitata dalle luci retrostanti delle stelle, emette, e quindi noi avremo uno spettro di emissione. Vediamo perché. Questo spettro, che cosa succede in maniera molto semplicistica all'interno della stella? Le reazioni nucleari che avvengono dentro una stella, che sono dovute alla grande quantità di gas che compone la stella, e in gran parte o la quasi totalità in percentuale è di idrogeno, tutto questo idrogeno è così tanto, è così compresso, eccetera, che prende la forma di una sfera. E man mano che si va verso il centro si comprime sempre di più perché ha il peso superficiale del gas, fino ad arrivare all'interno, al centro di questa grande sfera, in cui si raggiungono temperature elevatissime. Queste temperature accendono la reazione termonucleare e quindi due atomi di idrogeno si fondono, questa è la fusione, e generano un atomo di elio. In questa reazione chimica di idrogeno in elio c'è un avanzo energetico, un quanto di luce, un fotone. Questo fotone che noi vediamo qua nella freccia in questa animazione, vediamo che da una reazione nucleare esce un fotone. Questo fotone va a sbattere contro un atomo di idrogeno che aumenta quindi la sua energia e quindi il suo elettrone che viaggia nella sua orbita gira, 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 fino a che per decadimento naturale anche lui riemette il fotone che aveva ricevuto inizialmente. Tutta questa avanti e indietro fa sì che questo fotone, per uscire dal centro del Sole, può impiegare anche 200 milioni di anni, perché sbatte continuamente. Più al centro, più sbatte, man mano che riesce a uscire fuori,
sbatte sempre meno, finché non esce dalla cronosfera solare e si disperde nell'universo e quindi arriva fino a noi e riusciamo a osservarlo a occhio nudo, le stelle o con un telescopio. Quindi questo è il principio di generazione. Tutti questi atomi di idrogeno diventano elio, l'elio poi anch'esso due atomi di elio diventeranno carbonio e tutta questa cosa va avanti in un ciclo continuo fino ad arrivare al ferro. Vediamo adesso in questo momento. Quindi ecco qua, faccio così, così riapro. Quindi che cosa si scopre con questo sistema? Che ogni elemento chimico ha un suo proprio spettro. Qui vediamo dietro la tavola periodica degli elementi, il cui elemento numero 1, qui in alto, è proprio l'idrogeno, con peso atomico 1. E questa è la tipica impronta digitale dell'idrogeno. La cosa meravigliosa è che cosa si è scoperto? Che l'idrogeno che è qui sulla Terra è lo stesso idrogeno che è sulla stella Vega o che è nella galassia di Andromeda, cioè lo stesso atomo di idrogeno è composto nello stesso modo in tutto l'universo. Questo lo sappiamo senza dover fare un viaggio fino ad Andromeda, per esempio. Qui vediamo altri spettri. L'elio, che è di peso atomico 2, già vediamo che aumenta di molto le righe spettrali. E così l'azoto andando avanti con altre righe, per esempio il neon, eccetera, diventano moltissime. Però ogni elemento rispecchia questa impronta. Quindi, quando noi troviamo un'impronta di questo tipo, sappiamo che in quella stella c'è l'elio o in quella stella c'è l'idrogeno. Vediamo la stella, la stessa tabella degli elementi, tavola degli elementi periodici, in cui al posto degli elementi chimici vediamo gli spettri. E quindi vediamo poi delle anomalie che poi diciamo diventano troppo tecniche, in cui mano a mano che cresce il peso atomico aumentano le righe spettrali, poi a un certo punto diminuiscono. Però adesso non è troppo distante. Cominciamo a studiare questa cosa. Beh, è semplice, noi puntiamo il nostro telescopio. Sul nostro telescopio Padre Angelo Secchi nel 1870 montava quello che veniva chiamato prisma obiettivo, che era proprio un prisma che si montava sopra la lente dell'obiettivo. E quindi era un'ulteriore lente che però era tagliata a 30 gradi. E osservando le stelle con quella lente, qui ho segnato una stella, l'ho chiamato A, tanto per ricordarla, e qui vediamo cosa vedrebbe un astronomo che mettesse un prisma obiettivo sopra il telescopio. Vedrebbe gli spettri delle stelle. Quindi ogni stella noi vedremmo, prendiamo per esempio questa, che è inquadrata. Questa è la stella vera e propria e questo è il suo spettro. Questo è il suo spettro, si chiama di ordine 1 e la stella stessa viene chiamata spettro di ordine 0. Perché di ordine 1? Perché in realtà un po' più lontano, però forse si vede male, adesso non so se riuscite a vederlo, si vede lo stesso spettro che è qua giù, per esempio, che è di ordine 2. E poi se andiamo più a destra sarà di ordine 3. Man mano che andiamo verso destra avremo altri spettri della stessa stella sempre più dispersi, sempre più allargati, talmente allargati che poi si sovrapporranno uno sull'altro e saranno inutili. Da qui vediamo un po' il limite del prisma obiettivo. Vediamo che se abbiamo due stelle, per esempio queste due, che sono molto vicine a loro sullo stesso piano, i loro spettri chiaramente si sovrappongono. Dobbiamo essere fortunati ad avere stelle distanti tra loro in verticale per poter avere degli spettri distinti. Questo per esempio è uno spettro, questa stella produce questo spettro, questa seconda stella produce anche lei uno spettro, però è sotto questo, quindi rende inutile questa apparizione. Dovremmo ruotare il prisma obiettivo sopra il telescopio per poter girare di un certo angolo e per misurare questo spettro in particolare. Però magari ne perderemmo altri che adesso vediamo. Quindi è un'operazione abbastanza faticosa è stata. Cosa si ottiene alla fine con lo spettroscopio? Si ottiene quella che adesso, quella che noi conosciamo, che è la classificazione spettrale, che definisce con queste lettere, poi vediamo adesso un momento il perché di questo, queste OBA, FGKM, e dove abbiamo come stelle O, le più in alto, sono le stelle più calde, quindi raggiungono una temperatura superficiale intorno ai 25.000 gradi Kelvin, fino a scendere
alla classe B da 22-15.000, classe 1 intorno ai 7.000, la classe F intorno ai 6.000-7.000, la classe G intorno ai 5.700, questo è il nostro Sole, 5.700 gradi Kelvin. Qui abbiamo altre stelle, G, K, M, e per esempio Antares, che è una stella rossa, si chiama Antares da un nome romano, che Anti-Ares, che era Antimo. l'antagonista di Sì. Marte, quanto era rossa, e quindi è stata chiamata Anti-Ares. E qui vediamo lo spettro di questa stella. Dallo studio di questi spettri si vede che alcune liriche caratteristiche messe in questo sistema cominciano ad aumentare di volume e di dimensione, altre che compaiono solamente a un certo punto, altre righe iniziano grandi e poi piano piano scompaiono sotto. Diciamo, questo è un sistema di classificazione spettrale. Ogni tratto nero che vediamo è corrispondente di un certo elemento. Per esempio, questo è l'idrogeno, ma anche questo è l'idrogeno, no? Quindi, se ricordate, prima abbiamo visto che l'idrogeno aveva 4-5 righe nere. Questa è la prima a destra, questa è un'altra dell'idrogeno, questa è un'altra riga dell'idrogeno, un'altra dell'idrogeno, un'altra dell'idrogeno. Man mano che andiamo da destra verso sinistra, le righe si fanno sempre più fitte, mentre andando da sinistra verso destra, le righe si diradano sempre di più. E anche questo ha un motivo scientifico. Come è stato scoperto tutto questo? Questa è stata, come spesso accadeva, da una donna, da Annie Cannon, una grande astronoma che ha lavorato all'inizio del 1920, 1940, all'osservatorio astronomico di Cambridge e fu successivamente all'Harvard Observatory. Vi ricordo che, per esempio, le donne in un osservatorio astronomico come per esempio Monte Palomar fino al 1980 non potevano accedere. Potevano accedere solamente i signori uomini, le donne era vietato. E quindi gli uomini facevano le osservazioni al telescopio, o facevano le fotografie al telescopio, e le donne facevano quello che fanno adesso i calcolatori, i computer. Erano i computer umani, quindi loro elaboravano i dati che venivano studiati dagli astronomi, e tutto il merito ovviamente andava agli astronomi. Un esempio classico è Herschel, per esempio, in cui aveva la sorella Wilhelmina, che è stata una grandissima astronoma. Ha scoperto tantissime cose, ma venivano tutte associate al nome del fratello maggiore, che era il primo astronomo reale dell'epoca. E Annie Cannon si studiò qualcosa come catalogò circa 225.000 spettri di stelle, un lavoro durato oltre 40 anni, quindi dedicò tutta la sua vita allo studio di queste stelle, e riuscì a capire che c'era un legame tra le righe spettrali e il contenuto della stella, il contenuto chimico come idrogeno, elio, carbonio, e la dimensione della stella. E questo ha portato a classificare quindi le stelle anche in base, oltre che alla classe spettrale, è un equivalente sia del colore ma anche della dimensione. Quindi, per esempio, le stelle di classe O, che qui ne vediamo una, per esempio, che è Lambda Orionis, che è questa, è una stella di classe O. Questa stella diventerà una nova o una supernova, perché ha una massa talmente grande che quando terminerà il carburante nucleare, la stella collasserà, impatterà sul nucleo di ferro ed esploderà in mille pezzi, creando un'esplosione di nova o di supernova. Poi abbiamo le stelle di classe B che sono bianche, le stelle di classe A che man mano diventano gialle con la F e la G, K che diventano molto arancioni, fino alle stelle rosse. Qua sotto abbiamo degli esempi di stelle per ogni classe, quindi la stella rossa caratteristica sono Betelgeuse e Aldebaran. Però se noi li guardiamo al telescopio, tra Aldebaran e Betelgeuse non è che ci sia proprio una grande differenza di colore. Dobbiamo essere degli osservatori attenti e precisi, e dobbiamo avere un bel telescopio apocromatico con degli obiettivi apocromatici di qualità per poter distinguere bene questa differenza di colore. Mentre allo spettroscopio è semplicissimo, perché la curva cambia completamente. Il grafico della curva della luce emessa da Aldebaran e da Betelgeuse, sebbene simili, sono molto diversi. Così vediamo Capella in auriga, che è una classe G, Castore
per esempio, è una classe A, abbiamo Bellatrix in Orione e Lambda Orionis, che sono in classe 8. Molto interessante questa cosa. Tutto questo ha portato poi successivamente alla conclusione con due astronomi, un americano Russell e un tedesco Hertzsprung. Contemporaneamente gli venne l'idea di dire: vabbè, adesso abbiamo queste 300.000 stelle catalogate, sappiamo di ognuna di queste stelle lo spettro e sappiamo anche la loro luminosità e il loro colore, e cominciarono a mettere queste stelle in un grafico. E qui fu una sorpresa incredibile, una scoperta eccezionale. Le stelle non erano sparse a caso dappertutto, ma seguivano questa onda, che poi è stata chiamata sequenza principale. Perché sequenza? Perché le stelle, man mano che invecchiano, camminano lungo questa curva e scendono giù. Alcune si fermeranno a una certa altezza, perché per esempio Eta Carinae, che è una supergigante, ma anche Eta, Spica, e Alcaide, e Regolo, e Vega, eccetera, diventeranno, abbiamo detto, delle nove o delle supernove. Però, mamma, e quindi non arriveranno fino in fondo. Però, per esempio, il nostro Sole, che è questo, che è posizionato proprio per nostra fortuna al centro di questa sequenza principale, il nostro Sole piano piano invecchierà, quindi consumerà il suo combustibile. Quindi, che cosa succederà? Che l'idrogeno si trasformerà in elio. A un certo punto il peso del gas, diciamo, diminuirà, per cui ci sarà un'esplosione nucleare perché espanderà la stella. E ritornerà la stella, si ricollasserà, inizierà il ciclo del carbonio e via via del fluoro fino al ferro, che è l'ultimo elemento che viene generato all'interno di una stella. Però qui vi dovreste fare una domanda: se il ferro viene generato all'interno di una stella, l'oro, per esempio, che noi portiamo al dito della fede o in una catenina, ma da dove viene quest'oro? L'argento, da dove viene? Il palladio, il platino, l'uranio, tutti gli elementi chimici oltre il ferro. Vengono dall'esplosione di una stella. In quell'esplosione, che è una cosa gigantesca e pazzesca, la grande compressione e le grandi temperature riescono, comprimendo la materia, a generare degli elementi atomici pesanti e quindi generano, ad esempio, l'oro. E questo oro che noi ci ritroviamo sulla Terra in una miniera viene dall'esplosione di una stella della nostra vicinanza, che è arrivata questo materiale fino sulla Terra a comporre il nostro sistema solare. Quindi il nostro Sole man mano invecchierà, quindi perderà di calore e quindi diventerà sempre più giallo, più arancione, fino a diventare una gigante rossa. E piano piano si spegnerà e aumenterà le sue dimensioni. Questo significa che il Sole ingloberà Mercurio, ingloberà Venere, ingloberà la Terra, ingloberà Marte e si avvicinerà quasi a Giove. Giove sarà il primo pianeta fuori dal Sole, però sarà talmente vicino al Sole che probabilmente o si accenderà anche Giove come Sole oppure evaporerà nel Sole. Quindi questo è ancora da capire. Questo diagramma è molto importante perché ha una conseguenza, che noi guardando gli assi, noi abbiamo una luminosità assoluta della stella e qui abbiamo il suo spettro caratteristico, la sua classe spettrale. Quindi se noi prendiamo una stella X che non conosciamo, ne prendiamo lo spettro e quindi riconosciamo di che classe spettrale è. E grazie alla sua luminosità possiamo sapere a che punto è della sequenza principale, quindi possiamo assumere la sua luminosità assoluta e da questo calcolarne la distanza senza dover andare là col metro. Tutto questo naturalmente non si fa da casa, ma si fa con degli spettroscopi professionali. Questo è l'UVES presso il VLT, e qui adesso non so se lo vedete, ma qua ci sono delle persone, che dà l'idea di quanto è grande questo sistema. Va bene, andiamo a quella dopo. Qui abbiamo un altro spettroscopio, che è quello che è sullo SPES, oddio, spaziale HST, quindi questo è lo spettroscopio. E qua vediamo invece degli spettroscopi amatoriali, chiamiamoli così, che sono invece alla nostra portata. E qui abbiamo un telescopio della Badel Planetarium, qui
uno spettroscopio SPECT 3 della ditta Coma, qui abbiamo due spettroscopi della ditta Celiac, e qui abbiamo invece una cosa particolare che si chiama Star Analyzer, che non è un vero e proprio spettroscopio, ma è un filtro che emula in qualche modo il prisma obiettivo di Padre Secchi. Ci fa fare la stessa cosa. Non lo mettiamo davanti al telescopio, lo mettiamo dietro, davanti all'oculare o davanti alla camera, e riprendiamo gli spettri delle stelle. Significa riprendere lo spettro delle stelle? Significa questo, sostanzialmente. Quindi con lo Star Analyzer 100, se noi riprendessimo la stella Arturo con una webcam, noi vedremmo a sinistra la stella Arturo e poi vedremmo questo baffo arancione, azzurro, verde. Non so se riuscite a vedere i colori tutti quanti. Sì, sì, sì. E allora noi vediamo che tutti gli spettri iniziano sempre nell'ultravioletto, poi nel blu, poi nel verde, poi nell'arancione, giallo, verde, azzurro, eccetera, fino al rosso. Questo è lo stesso, questo è lo spettro, invece ripreso con lo spettroscopio, con SPECT 3, in cui anziché vedere questo baffo sottilissimo, vediamo già molto meglio le righe di assorbimento dell'idrogeno della stella Sirio. Qua riusciamo a vederle un pochino, non so se la qualità del video è sufficiente, però qua vediamo un baffetto nero, qui c'è un altro baffetto nero, qui c'è un altro piccolissimo, si vede poco e male. Qui invece siamo in alta risoluzione, vediamo molto bene le righe nere di assorbimento. Qui vediamo invece la nebulosa di Orione, in cui le stelle dietro la nebulosa che eccitano la nebulosa stessa, e quindi la nebulosa diventa un gas caldo e quindi emette in queste righe spettrali. Vediamo che cosa significa analizzare con il computer uno spettro. Qui stiamo usando un programma che si chiama RSpec Astro. Sulla sinistra abbiamo lo spettro di emissione, credo, della nebulosa di Orione, qua, e qua sulla destra vediamo trasformato in grafico la luce arrivata attraverso lo spettroscopio. E quindi noi qua possiamo misurare esattamente, perché abbiamo questa misura in angstrom, quindi vediamo che qua c'è un picco di emissione a circa 5400 angstrom, qui ce n'è uno a circa 5900, qui uno a circa 3900. Quindi riusciamo a leggere questo spettro. Questo significa fare spettroscopia. Qui abbiamo una risoluzione angstrom pixel di 1,1, che è alta, diciamo, per degli amatori è una grande risoluzione. Che cosa significa? Che nella nostra camera ogni pixel corrisponde a un angstrom. Quindi è molto grande questo spettro che noi vediamo e riusciamo quindi ad analizzarlo molto bene. Vediamo, per esempio, due spettri della stella Sirio, diciamo così, della nebulosa di Orione visto dietro. Quindi uno spettro di assorbimento, che vedete che assorbono le righe, e qui uno spettro di emissione, perché le righe emettono. Qui abbiamo righe nere e qui abbiamo righe luminose. Quindi noi misuriamo allo stesso modo le righe nere o le righe luminose, perché dipende solamente se tra noi e la sorgente luminosa c'è un gas caldo o un gas freddo. Se noi riprendessimo lo spettro della lampadina di casa, noi vedremmo uno spettro di emissione di questo tipo. Va bene. E quindi che cosa possiamo misurare lo spettroscopio? Tantissime cose. Possiamo intanto fare un'analisi del Sole e vedere quali sono gli elementi, ma in particolare sulle stelle possiamo fare una classificazione delle stelle e utilizzando anche il diagramma Espran-Russell. Possiamo sapere l'età di una stella, perché a seconda della sua classe spettrale e della sua luminosità, questa stella è scesa nella sequenza principale di una certa quantità. E quindi possiamo stabilire quanto è vecchia questa stella e quindi presumere quanto vivrà ancora questa stella e che fine farà. Possiamo conoscere la gravità superficiale di questa stella e la sua pressione. Possiamo conoscere, questa è una cosa incredibile, attraverso la legge di Wien, si chiama, la sua temperatura superficiale. C'è una legge empirica trovata da R. Wien che dice che la riga di emissione più potente della stella, la sua lunghezza d'onda, moltiplicata per un numero magico, ci dà la sua temperatura. E questo è effettivamente così. Quindi noi possiamo sapere la temperatura della stella Vega.
la temperatura della stella, non so, Procione, Capella, senza andare là. Possiamo conoscere la velocità radiale di una stella perché noi possiamo mettere lo spettroscopio, la fenditura dello spettroscopio, sul lato destro della stella o sul lato sinistro e quindi vedremo per effetto Doppler che delle righe accelerano da un lato e dall'altro rallentano. Possiamo misurare questa velocità radiale, quindi semplicemente riprendendo lo spettro. Possiamo identificare, questa è bellissima questa cosa, identificare le binarie spettroscopiche. Noi sappiamo che possiamo osservare stelle doppie, stelle triple. Per esempio d'estate abbiamo la doppia doppia della Lira, che è un esempio bellissimo, e ci sono tanti altri esempi che adesso non sto a elencare, di stelle doppie ottiche, che possono essere doppie perché orbitano una intorno all'altra, oppure doppie perché come proiezione sulla volta celeste sono molto vicine e quindi sono vicine, si chiamano doppie. Però ci sono delle doppie fisiche, quindi delle stelle che orbitano una intorno all'altra, che sono molto vicine e che non possiamo stabilire che sono due perché a occhio e anche al più potente telescopio che abbiamo sulla Terra dello spazio rimane comunque una stella sola, non se ne vedono due. Però se osservate con lo spettroscopio, vediamo che con un certo periodo compaiono delle righe e scompaiono delle righe, proprio perché le due stelle passano una davanti all'altra. Una di queste è un esempio caratteristico che è la stella Algol, che se vi appassionate di questa cosa, vi invito a fare anche voi la scoperta del periodo della stella Algol, perché la stella Algol praticamente aumenta e diminuisce di luminosità con un periodo pazzesco, quindi è un cronometro proprio. E trovate su molte riviste quando è il periodo di minimo, perché è molto breve, mentre il periodo di massimo è più lungo. In pratica sono due stelle, una molto piccola e una molto grande, che orbitano una intorno all'altra. Chiaramente quella piccola orbita intorno a quella grande. Quindi nella sua orbita, a un certo punto starà sulla sinistra della stella, poi gli passa davanti, poi va sulla destra della stella, gli passa dietro e poi ricomincia. Quando è sulla sinistra o sulla destra, le due luci si sommano, quindi aumenta la luminosità. Quando la stella passa dietro, la stella piccola passa dietro la grande, diminuisce la luminosità per il breve tempo che impiega ad attraversare la stella. Quando la stella piccola passa davanti la stella grande, diminuisce la luminosità, ma un po' meno, perché è luminosa anche la stella piccola, quindi è meno luminosa, ma un po' meno. Carlo, scusa, ti interrompo un secondo, perché a tal proposito, proprio sabato scorso ne Guarda, lo parlavo. vediamo nella prossima slide, mi fermo un secondo e vado qua, così tu parli e vediamo l'animazione. No, proprio questo che stavi dicendo adesso. Era appunto preannunciata, poi l'abbiamo vista con Paolo Colonna, che comunque pare sia slittata al 2022, appunto la fusione di un gruppo binario nella costellazione del Cigno. Aspettavamo appunto che queste due stelle binarie di cui appunto sai, di quello che parli te, cioè, ovvero due stelle che tecnicamente a vederle sono una stella sola, perché sono comunque due nuclei talmente vicini che girano uno intorno all'altro, Esattamente. non riusciamo a distinguerle. Però attraverso lo studio della spettroscopia, che quindi pensate, con la spettroscopia siamo riusciti a capire che erano due stelle, ma non solo, siamo riusciti a capire che erano due stelle che giravano una intorno all'altra, ma non solo, siamo riusciti a capire che queste due stelle che giravano una intorno all'altra si stavano avvicinando fra di loro, e non solo, siamo riusciti anche a capire, oltre che di che materiale sono fatte, anche che a breve, cioè quindi 2021, 2022, quello che sarà, si fonderanno in una stella sola e noi vedremo una nuova stella. Diciamo che queste sono stelle di, se non sbaglio, di quindicesima o diciottesima magnitudine, cioè quindi stelle che praticamente sono attualmente quasi invisibili, Sono, ma diciamo che non sono alla portata di un amatore normale. quando saranno fuse in una sola stella aumenteranno di gran lunga il potere, perché ovviamente, come ci ha spiegato Carlo, poi insomma le fusioni si sommano le due stelle e aumenteranno Diciamo, la loro. aumenta improvvisamente la massa. Questa Esatto. massa gravitazionalmente crolla sul nucleo dell'unica stella diventata.
e rimbalzerà su questo nucleo, quindi esploderà, lasciando intorno a lei una quantità enorme di materiale che viaggerà a velocità iperluminali, praticamente, quasi alla velocità della luce, espandendosi velocissimamente. Però sono così distanti che noi vedremo il lampo e questo lampo di luce durerà per diversi giorni, forse anche mesi, eh? E lentamente, lentamente ritornerà poco luminosa finché questa esplosione non si esaurisce. Qui vediamo proprio l'animazione che dicevo prima, vista dall'alto o vista di fronte. E, Senti, diciamo, volevo. Arnold è una Sì. Scusami, casualità che noi ce l'abbiamo vista di taglio. Carlo, ti interrompo ancora perché rispetto alla slide di prima, ti chiedevano se esisteva, appunto, tu hai fatto vedere dei software, appunto, se esisteva un software che in automatico elabora tutte queste informazioni e restituisce i valori corrispondenti all'età, gravità, eccetera. Cioè, questo software di analisi delle stelle, No, no, quindi. questa è una cosa piuttosto complicata. La temperatura superficiale lo possiamo fare fa molto facilmente, la temperatura superficiale. Possiamo calcolare il redshift di galassie, di quasar o di stelle che si avvicinano o si allontanano, ma identificare binarie spettroscopiche. Però la gravità superficiale, queste cose, diciamo, sono talmente piccole e microscopiche queste quantità che con uno strumentino nostro non riusciamo a vederle. Ma il E software, quindi servono telescopi da 10 metri di apertura, quindi parliamo, e servono diverse notti di osservazione dedicata al fenomeno, cioè lo spettro non viene ripreso con un click della macchinetta fotografica. Lo scatto dura 8 ore, quanto dura la notte, e viene ripetuto per più notti di seguito. E poi viene ripetuto da altri osservatori per confronto e verifica. Quindi, diciamo, è una cosa estrema. Ho capito, benissimo, va bene. Va bene? Diciamo però una cosa molto carina è quella della temperatura superficiale, perché noi riprendiamo, adesso io torno indietro di due grafici, per esempio questo, vediamo questo qua, ecco qua, vi faccio vedere, per esempio questo, tanto per capirci, questo è il grafico della stella. Allora, qual è il punto più alto di questo grafico? È questo, vedete? A quanti angstrom è? È circa 5380, diciamo, va bene? Se io moltiplico 5380 per un numero, il numero di Wien si chiama, mi restituisce la temperatura della stella. Facilissimo. Entrate. Questa è la nostra portata per qualunque stella. Quindi per Vega, Procione, tutte le stelle che noi vediamo con lo Star Analyzer, quindi con quel filtrino, possiamo riprendere uno spettro di questo tipo e calcolarne la temperatura in maniera immediata. Questo sì, questo possiamo farlo. Quindi Interessante. queste Un bel gioco da sono fare. Un bel giochino da fare, sicuramente, sì. questo. La cosa molto divertente è questa della temperatura superficiale, il riconoscimento della classe spettrale di una stella, quindi identificarla attraverso lo spettro, quindi non solo è rossa e bianca, ma è una classe K o una A o una B, eccetera. E specie se le classi sono lontane da loro, perché abbiamo O, B, eccetera. Quindi se noi prendiamo una O o una B sono molto simili, però una O e una K sono molto distanti e gli spettri sono molto diversi da loro, molto facilmente identificabili. E una cosa molto divertente è fare lo scopritore di binarie spettroscopiche su binarie note. Quindi fare finta di non sapere che Algol è una binaria spettroscopica e dire stasera prendo lo spettro di Algol e me lo metto da parte. E poi tutte le settimane prendo lo spettro di Algol, per esempio d'estate che fa caldo, magari ho parecchie sere di osservazione, e poi metto vicini tutti questi spettri e mi accorgo che alcune di quei picchi che noi vediamo, perché adesso torno indietro qua, per esempio, vediamo questa stella. Questa, diciamo, è Vega, ma è equivalente. Noi vediamo che queste cose qua piano, si spostano un po' a destra, un po' a sinistra, oppure spariscono, diminuiscono di intensità, oppure compare una cosa che qui prima non c'era e poi risparisce. Allora, se noi becchiamo quando compare e becchiamo quando ricompare, abbiamo capito qual è il periodo di variabilità di questa stella con i nostri mezzi e possiamo verificare se siamo stati bravi, perché di Algol sappiamo vita, morte e miracoli, quindi non è che da scoprire questa cosa. Bene, quindi ritorniamo alla nostra slide quasi iniziale, e siamo qui alla fine. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Quindi, io ho fermato questa statistica perché adesso è
è una crescita geometrica. Nel 2016, che ormai sono 5 anni fa, conoscevamo già 2127 pianeti, ma adesso questi vengono scoperti nell'arco quasi di una settimana con il telescopio spaziale Kepler che abbiamo, e perché riesce a riprendere lo spettro di 5.000 stelle per giorno, diciamo così, e vengono confrontati automaticamente più volte per notte. Quindi lui si fa 5.000 spettri, una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte per notte, dopodiché un sistema automatico confronta questi spettri e cerca delle micro variazioni. Adesso siamo in grado di misurare variazioni di un millesimo e anche un decimillesimo di magnitudine. Quindi basta un pianeta piccolissimo che passa poco poco davanti alla sua stella che noi lo becchiamo. La cosa che è veramente incredibile, che è veramente incredibile, è che ogni stella che noi vediamo nel cielo, praticamente ogni stella ha un sistema solare intorno. Probabilmente disabitato, probabilmente composto da pianeti gassosi o pianeti rocciosi troppo vicini alla stella o troppo distanti, troppo freddi, addirittura con orbite di pochissimi giorni, 10 giorni, 5 giorni, quindi vorticosissimo, oppure di anni, eccetera. Quindi una variabilità la più ampia possibile. E la cosa veramente incredibile è che dappertutto ci sono pianeti, quindi siamo pieni di pianeti. Questo porta a discorsi filosofici ampi che esulano un po' da questa serata, che però sarebbe bello discuterne insieme una volta. E quindi diciamo adesso vediamo qua sotto i pianeti candidati alla missione Kepler 3538, ma il numero è decuplicato ormai, quindi non gli si sta più dietro a questa cosa. Quindi molto interessante. Tutto questo io mi rifaccio a una bella frase di Alda Merini, dice: la bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori. Quindi noi da questo raggio di luce, che noi vediamo colorato, verde, azzurro, bianco, in realtà dentro abbiamo una quantità enorme di informazioni. Con questo concludiamo questa breve presentazione, che spero Benissimo. vi sia piaciuta. Allora, benissimo. Intanto, vabbè, qui ci chiedono un'altra cosa per quello che riguarda quella slide che hai fatto vedere prima. Ecco, Ritorno in diretta, eccomi. qui vedi anche tu le domande. Francesco Doria ci chiede cosa rappresenta la linea rossa nella spettrografia di Sirio, perché è diversa da quella nera? Ah, sì, lo vediamo subito. Allora, lo vediamo subito. Questa qua. È una bella domanda, è un po'. Adesso lo vediamo qua insieme. Allora, quello che noi vediamo è lo spettro. Quello nero, intendo, è lo spettro che noi abbiamo ripreso della stella Sirio. Però se fate anche astrofotografia, voi sapete che quando riprendiamo un oggetto celeste che non sia un pianeta o la Luna, ma una galassia, una nebulosa, noi facciamo una specie di dark, quindi dobbiamo riprendere lo spettro col tappo sul telescopio, per poter catturare l'errore che commette il sensore durante la ripresa di un oggetto qualunque. Quindi il sensore proprio meccanicamente ed elettronicamente legge delle cose che non ci stanno. Allora, facendo il dark, che è una fotografia fatta con il tappo del telescopio, della stessa durata che noi facciamo della fotografia che poi faremo senza il tappo, e sottraendo con un programma la fotografia della stella con quella del dark, otteniamo un'immagine più realistica. Allora, il sensore che riprende uno spettro è un sensore, diciamo, che non ha una risposta lineare. Questo significa che se usiamo una reflex, per esempio, per fare un esempio facile, la nostra reflex sarà molto sensibile nel verde, che è il colore centrale che noi vediamo qua dentro. Perché? Perché se noi facciamo la foto di giorno a nostra moglie e ai nostri figli, probabilmente c'è un prato, c'è una cosa intorno e il verde è il colore dominante anche del nostro sole. Quindi il nostro sensore è molto sensibile nel verde, tant'è che ritorno un attimo qui dal vivo, tant'è che la matrice di colori del sensore è composta di 4 microlenti messe in un quadrato. In diagonale sono 2 microlenti verdi. Una è rossa e una è blu. Quindi che significa? Che questa camera è molto sensibile nel verde,
poco sensibile nel rosso, poco sensibile nel blu. Allora, se noi prendiamo la stella Sirio, emette moltissimo nel blu, moltissimo, ma la nostra camera nel blu è quasi cieca. È un disastro. Come facciamo a riprendere lo spettro di Sirio? Allora, noi dobbiamo fare quella che si chiama normalizzazione dello spettro. Quindi dobbiamo prendere il nostro spettro, che è questo, quello che noi abbiamo ripreso, dobbiamo correggere l'errore della nostra camera CCD o della nostra reflex, amplificare il blu portandolo in alto e ridurre il rosso, perché è troppo sensibile la nostra camera nel rosso, fino a riavere un valore di normalizzazione. Se facessimo questa operazione, il nostro spettro, anziché essere questo nero, diventerebbe questo rosso. Quindi quello rosso è lo spettro normalizzato della stella Sirio, che emette moltissimo nel blu e nell'ultravioletto, perché è una classe A, classe A quinta 7. Mentre qui vediamo che sarebbe molto poco potente questa emissione per colpa del nostro sensore. Quindi noi dovremo fare una calibrazione di giorno, diciamo, a parte una tantum del nostro sensore, creare una curva di amplificazione che verrà applicata al nostro spettro. Così come facciamo il dark con la fotografia astronomica del profondo cielo, dobbiamo fare la normalizzazione del nostro sensore. La cosa diversa tra il dark che facciamo ogni sera che noi facciamo il dark, lo rifacciamo, la normalizzazione del sensore la facciamo una volta sola, finché non cambiamo macchina fotografica, non cambiamo camera CCD. In pratica questa curva sarà un flesso che qua aumenterà la nostra lettura e qua la abbasserà perché deve calmarla un pochino. Questa è Abbiamo stata fatta con una reflex full spectrum a cui è stato tolto il filtro infrarosso davanti, quindi la camera diventa molto sensibile nel rosso, lo vediamo da qua, e rimane, perché lo è di base, meno sensibile nel blu. Perché si fa questa cosa? Noi vediamo che le stesse righe di assorbimento sono alle stesse altezze, non cambia la lettura. Però questo spettro che noi facciamo così non è confrontabile con gli spettri ripresi da altre persone. Se noi applichiamo la normalizzazione, quindi ci ritorna lo spettro vero, questo spettro possiamo confrontarlo con altri spettri. Ci interessa per Sirio? No, perché Sirio è quella che la conosciamo bene. Ci può interessare moltissimo su una supernova. Quando c'è un'esplosione di una supernova, viene usato moltissimo lo star analyzer, che fa questo tipo di spettro, per capire immediatamente se è una supernova di tipo 1A o 2A, perché la curva caratteristica di emissione di supernova è molto diversa, quindi si riconosce immediatamente il tipo. E quindi si può programmare una sessione di osservazione diversa a seconda se è di tipo 1A o 2A. Però bisogna riprendere uno spettro normalizzato, cioè se io riprendo una supernova e c'ho lo spettro nero, non serve a nessuno perché non posso. ma per fare questa normalizzazione, cioè esiste un Sì, software? lo facciamo con R-Spec Astro. In pratica noi prendiamo, usiamo proprio questi due spettri. Noi prendiamo la curva di Sirio, la spianiamo tutta, cioè tagliamo via tutte queste punte e creiamo questo andamento di Sirio, no? Questa curva leggera. Poi prendiamo la nostra curva, gli tagliamo tutte le punte, va bene, la arrotondiamo anche questa, e poi facciamo Sirio diviso la nostra, ci dà un rapporto pixel, per ogni pixel del sensore. Considerate che noi del sensore usiamo una riga sola, non usiamo tutti i pixel del sensore. Di tutto il sensore noi usiamo una riga orizzontale e basta. Quindi se il sensore è di, che so, 10.000 righe per 5.000, usiamo le 10.000 righe, delle 10.000 righe tutte, ne usiamo solamente 9.001, le altre 9.999 non le usiamo. Senti Usiamo una cosa. l'altezza del sensore e una riga sola. Scegliamo quale riga. Questa riga poi leggiamo ogni pixel di questa riga. Quindi il pixel numero 1 che lettura c'è? 0. Pixel numero 2 0. Numero 100 0. Numero 410. Numero 500 leggo 100. Numero 520 mi va giù, quindi leggo di meno. Facendo questi punti si disegna una curva di fatto. E questa curva mi disegna questa cosa qua. Però questa curva è legata al mio sensore. Quindi se uso una Canon avrò un certo sensore, se uso una Sony un altro.
Ma esistono già delle camere che diciamo nascono anche per questo No, tipo? no, nessuno, è impossibile. Non c'è questa cosa, perché ogni camera comunque ha una risposta in frequenza diversa. Ci sono delle camere che rispondono molto meglio nell'ultravioletto perché sono specifiche per fare studi spettroscopici nell'ultravioletto, però non sono alla portata degli astrofili. Diciamo, a livello di astrofili noi possiamo usare una reflex e questo è l'andamento della reflex, molto sensibile nel verde e poco nel blu, poco nel rosso. Se gli togliamo il filtro, quindi creiamo il filtro interno che sta sopra il sensore, quindi la mandiamo a un centro di assistenza e facciamo fare questo lavoro. La fotocamera diventa adatta per la fotografia a raggi infrarossi e adatta anche per la spettroscopia e anche per il profondo cielo. Però aumenterà moltissimo la sua capacità di leggere nell'infrarosso. E questa cosa invece noi dobbiamo spianare. Possiamo fare poi un esempio pratico con uno spettroscopio che attacco adesso al computer e vi faccio vedere che cosa significa fare questo lavoro come riferimento. Vogliamo provare? Io la vedrei questa cosa, vale la pena, quindi qui abbiamo chiuso. Allora io attacco allora io adesso prendo questo spettroscopio, che è uno spettroscopio USB, che si chiama specchio USB, che ha fenditura, che è questa, che riusciamo a vederlo qua dentro. Quindi quel piccolo buchetto dentro c'è una fenditura microscopica che taglia via tutta la luce e lo attacco alla porta USB. Mentre fai le prove, ma quindi le camere comunque devono essere a colori per fare No, spettroscopia. si usa la camera in bianco e nero. Ah. La camera ideale per la spettroscopia è una camera in bianco e nero. Allora, faccio partire il programma. Eccolo Poi qua. ti chiedono anche se, vabbè, poi dopo parlerai anche di questo, se ci sono dei libri per la Sì, spettroscopia e se è possibile eccolo fare qua. qualche cosa in manuale con un Sì, Dodgson. adesso vediamo. Allora, qua vediamo, adesso io mi ritorno qua sullo schermo. E Allora, quindi ecco. lo vedete qua a destra. Questo è lo spettroscopio. Adesso io metto la mano sullo spettroscopio, quindi vediamo che non legge luce. Questo è lo spettroscopio che legge una lampadina. Io ho una lampada da tavolo a incandescenza. Ci ho messo sotto lo spettroscopio e questa è la luce che vediamo. E adesso qui, per esempio, ho un filtro astronomico, questo, che è un filtro al neodimium. Quindi io lo metto sopra e vediamo che la luce cambia. Quindi il Ah, sì. filtro sta mangiando la luce. Tolgo il filtro e rivediamo la luce principale. Però se io metto il filtro, che cosa vedo? Vedo la luce filtrata da questo filtro, ma con una particolarità, che questa lampadina qua nell'azzurro, nel blu, nel violetto non emette. Questa è una lampada incandescenza, quindi emette molto nel rosso e nell'infrarosso, infatti scalda. Emette nel giallo, è una lampadina calda, e poi non emette niente. Quindi io, se voglio misurare la risposta spettrale di questo filtro, come faccio? Io ce lo metto sopra. Nella luce che ricevo la filtro, ma quella che non ricevo continua a non vedere niente come non vedevo niente prima. Quindi devo fare una taratura dello spettroscopio. Che cosa significa? Tolgo il filtro, lo tengo in mano, così vi fidate. Premo il pulsante che voi non vedete, che si chiama reference, questo riferimento. Questo porta a zero la luce che arriva, quindi amplifica il blu e abbassa il rosso, fino a far diventare una luce. Ah no, devo farlo sul programma davvero. Allora, questo lo nascondo, faccio sul riferimento, vedete? Quindi la luce diventa omogenea. Prendo il filtro, ce lo metto sopra e a questo punto effettivamente vedo la luce filtrata, vedo anche quella che non vedevo prima, la vedo nell'ultravioletto, nel blu, e quindi il filtro mi mangia l'infrarosso, mi fa passare tutto il rosso, mi fa una buca qua a 541 nanometri, poi un'altra buca a 529, mi fa passare l'ossigeno 3, l'H alfa, vedete, e l'ultravioletto. Ma se io non facevo questo riferimento, se io tolgo il filtro adesso, ritorno nel programma, se no non posso farlo. Tolgo il riferimento e rimetto il filtro. La mia lettura è falsa, non è una vera lettura, no? Siete d'accordo? Quindi che vedo qua? Vedo che per la luce che emette la lampadina
lo spettro è questo. Analogamente, se la camera non è, quindi abilito in pratica la camera a vedere una luce che non c'è, che in questo caso è emessa dalla lampadina. Nel caso della normalizzazione dello spettro, invece, è proprio la risposta strumentale della camera. È un po' diverso, però il concetto è molto simile. Questa cosa qui. Questa cosa è bellissima. Si applica questo software a questa camera. C'ho un altro filtro, per esempio, c'ho questo che è uno star analyzer. Diciamo, se io lo metto sopra, vediamo che cambia alcune cose, però anche qui non vedo cosa cambia della luce. Ritorno nel programma, devo premere riferimento, azzero la luce, metto il filtro sopra. E quindi vediamo che il filtro mi trattiene delle lunghezze d'onda, non è un filtro omogeneo. Quindi posso fare l'analisi di filtri astronomici o filtri fotografici in questo modo. Quindi, per esempio, sono un fotografo, quindi non è solo astronomico, ma anche pratico per tante cose. Posso misurare la luce che passa attraverso un oggetto. Può essere olio d'oliva, acqua, l'acqua che beviamo, per fare degli esempi. Oppure faccio delle fotografie in studio, ho delle lampade di illuminazione, compro una nuova lampada, ma la lampada che ho comprato c'è la stessa luce di quelle altre o mi mischia le luci? Come faccio a saperlo? Lo posso sapere puntando lo spettroscopio sulla lampada e su quell'altra, vedendo poi la differenza tra le due luci. Astronomicamente non lo facciamo con un programma. Questo è un programma, si chiama Telemino, questo programma che adesso vediamo, che però diciamo non è utile per il nostro scopo, perché non è molto adatto. Per fare questa cosa, io adesso chiudo Telemino e apro un altro programma, apro il programma Spec 3, quello che vi dicevo prima, che ho da qualche parte qui sul desktop, ecco qua, RSpec. Adesso abilitiamo RSpec nell'applicazione, quindi condividiamo RSpec, eccolo qua, perfetto. Allora facciamo live camera. Questo è il programma RSpec. Devo regolare la camera a 1000. Per adesso non si vede niente, è tutto nero, però. Adesso vi faccio, vediamo se riesco. Non me lo fa, sai, non lo posso. Ecco, non lo posso fare. Niente, mi dispiace. Non mi riesce perché non mi fa condividere la camera con la stessa cosa. Diciamo, RSpec Astro è il programma professionale, quello con cui abbiamo visto i grafici delle stelle, che mi consente di usare lo spettroscopio sul telescopio. Però sul telescopio, diciamo, c'è un problema grave. Dicevo questo: se noi prendiamo uno strumento da 20 centimetri di diametro, tipo un Celestron 8 pollici, per fare esempio, nell'X200, un 8 pollici, quindi 20 centimetri, quindi un telescopio grosso così, se noi lo puntiamo con una camera su una stella di sesta magnitudine, noi riprendiamo la luce di quella stella in neanche un secondo, mezzo secondo, poco, no? Immediatamente. Se noi vogliamo riprendere lo spettro di questa stella con quel telescopio, la stella di sesta magnitudine, noi abbiamo bisogno di una ripresa di almeno 20 minuti. È drammatico la spettroscopia. Con lo spettroscopio a fenditura. Però con il giochetto che noi possiamo fare con lo star analyzer, che è questo, quindi questo filtrino, che vi faccio vedere che crea un'immagine fantasma di tante stelle, che era, possiamo, lo riprendo magari nella presentazione che vi facevo vedere. Adesso riprendo rapidamente la slide, ci arriviamo subito. Che è questa qua, possiamo prendere, eccola qua. Ricondivido lo schermo dell'applicazione, che è questa, ecco qua. Nascondo, si vede, sì? Sì, sì. Ok, benissimo. Allora, noi qui abbiamo RSpec che ci fa vedere sulla sinistra lo spettro della stella. Poi abbiamo numerosissime funzioni, quindi possiamo prendere proprio, per esempio, gli elementi chimici e farci mettere delle righe verticali che corrispondono ai vari elementi.
Quindi posso riprendere lo spettro di una stella, per esempio, e gli dico: mi metti le righe principali di una stella di classe K o di classe O o di classe V, e vedo se le righe mi si sovrappongono ai miei picchi, per esempio. E quindi Ecco. vedo di capire qual è, posso cambiare il tipo di stella. Per usare questa cosa, con lo Star Analyzer, che vi consiglio, una cosa che vi consiglio, magari se metti a schermo completo questa, tolgo l'applicazione, eccolo, questo libro molto carino, che si chiama Spectroscopic Atlas of Bright Stars, lo trovate su Amazon, è un libro molto carino, molto semplice, che ha tutte pagine doppie, adesso ne prendo una qualunque, e nella pagina c'è sulla sinistra lo spettro della stella e sulla destra le righe evidenti di questa stella. Quindi, riprendendo lo spettro, questo lo vediamo al dritto così, per esempio, ecco, riprendendo questo spettro, vi fa vedere come vi verrà con lo Star Analyzer. Se vi viene così, avete fatto bene. E vi indica anche quali sono le righe principali. Quindi vi aiuta tantissimo per studiare all'inizio la spettroscopia. E questo però si compra e costa, non costa tanto, ma costa abbastanza. E Tutta la ti chiedevo, scrittura è scusa. tedesca, praticamente, è materiale tedesco. Ci sono due libri molto belli che potrete trovare sul sito Unito in Italia da scaricare in PDF. Io li ho scaricati e li ho stampati. E sono uno, analisi di spettri astronomici, che è E questo questo libro. lo trovo scaricabile in PDF dal sito Unitron Italia, ha detto, Sì, questo si può scaricare da Unito in Italia nell'area spettroscopia. Nella parte iniziale scorrete la pagina e ci sono due libri da poter scaricare in PDF. Uno è questo, l'altro molto bello che vi consiglio assolutamente è questo. È lo Spectroscopic Atlas. Vi apro la pagina a caso e contiene di ogni stella lo spettro commentato. senti, ci chiedono pure se è possibile fare spettroscopia con un Dobson manuale senza inseguimento. Certo, con lo Star Analyzer sicuramente sì. Quindi con Allora, questo filtro sì. parliamo di due spettroscopie. Allora, la spettroscopia, diciamo, in bassa risoluzione è questa. E questa invece è una spettroscopia in alta risoluzione. Quindi noi avremmo, con questo giocattolino, possiamo arrivare ad avere un massimo, diciamo, di 15 angstrom per pixel. Mentre con questo noi arriviamo a circa un angstrom per pixel, quindi vediamo meglio, però anche con questo lo vediamo. Però con questo possiamo fare solamente oggetti stellari, perché la stella simula una sorgente puntiforme luminosa, però quindi non possiamo riprendere lo spettro di Giove, lo spettro delle lune di Giove, lo spettro della nebulosa di Orione, non ce la facciamo con questo. Serve una fenditura. Con la fenditura serve questo, però con la fenditura si innescano dei problemi giganteschi. Quindi consiglia, soprattutto perché se noi mettiamo questo nel telescopio, noi vediamo nero. C'è niente. Niente. Dopo 20 minuti, se la stella, voi adesso non so se si vede, qua c'è una fenditura là dentro che è larga, credo, 30 micron. Quindi tutta la luce del telescopio da 30 centimetri che arriva sbatte tutta addosso al tappo del telescopio, dello spettroscopio, e solamente una parte piccolissima deve passare dentro la fenditura, devono passare dei fotoni. Questi Certo. fotoni vanno dentro una lente che li mette paralleli e li manda su un reticolo. Il reticolo li disperde all'infinito. Poi questi vengono riportati paralleli ed escono dallo spettroscopio. Senti Quindi, Carlo, è chiaro insomma questo concetto qui. però c'è un vantaggio, che la foto non è mai mossa, perché proprio fisicamente lo spettroscopio manda la luce sempre nello stesso punto. Quindi o la foto viene o non viene, mossa è impossibile. Quindi il Dobson, la foto con questa si fa, però deve tenere la stella dentro. Come fa? Non lo so, perché non la vede la stella. Diciamo, muovendo il telescopio per un attimo, se è molto luminosa, riesce a vederla, ma solo per un attimo, poi la perde. Quindi serve. Allora, mi chiedono se comunque un'applicazione possibile anche della spettrografia, spettroscopia,
per capire l'inquinamento luminoso che c'è nel nostro cielo, cioè utilizzare. Certamente, è la spettrofotometria. Diciamo, noi lo spettro, ritorniamo a quel telemino di prima, che era carino, cioè, per capire questa cosa, riapro il programma telemino. Vabbè, comunque diciamo che si può, quindi può essere utilizzato per. Certamente, certamente bisogna attrezzarsi, chiaramente. E io ho fatto uno studio per una società che qui a Roma. Adesso devo condividere il video, se, non, non, se parlo troppo non faccio quello che devo fare. Eccolo qua, condivido, nascondo, ritorno con voi. E quindi noi vediamo questa altezza, vedete? Questa altezza, diciamo, puoi mettere la schermo completo per un attimo? Che devo far vedere una cosa in basso, se no non riesco a farla vedere. Qua in basso, quando io muovo il cursore qua in basso, però mi sa che non si vede lo stesso. Forse se dovrei alzare, ah, ecco, potrei fare questo lavoro. Alzo la finestra e la vediamo così. Qua in basso, non lo vedo. Mi fa vedere l'altezza, il valore di questa misura. Qua sarà 100% e qui sarà magari 70%, qui sarà il 50%, quindi posso misurare l'intensità della luce. Lo studio che è stato fatto, per cui ho lavorato circa 3 anni fa, credo, 3 o 4 anni fa, era quello di prendere, venivano una macchina, aveva una striscia di carta con dei dischetti di feltro praticamente. E un aspirapolvere che succhiava l'aria dentro questo filtro. Ogni ora questo feltrino veniva staccato praticamente dalla macchina e attaccato su una striscia. L'operatore andava lì dopo una settimana, prendeva questo striscione schifoso, che non vi dico che schifo che era, di nero, marrone, eccetera, e lo doveva analizzare. E con Adriano Lolli abbiamo realizzato una camera. Una camera adatta e uno spettrofotometro che illuminando questi dischetti di carta più o meno nera, alcuni erano bianchi. Quando c'era per esempio il fermo delle macchine, il dischetto bianco mai, però Havana sì. Quando c'era invece il traffico intenso, magari lo sciopero degli autobus, per cui c'era un maxi traffico per Roma, il dischetto era marrone, ma vi giuro, era marrone come questa parte del video qua sulla destra. Faceva schifo, io lo prendevo con le pinzette perché veramente era anche pericoloso. E quindi si studiava la riflettanza di questo, quindi si deduceva l'inquinamento luminoso assorbendolo, perché l'aria è trasparente, dovrei prendere un volume grande di aria, comprimerlo per poterlo misurare la differenza di luminosità. Questo veniva fatto con questi feltrini che assorbivano l'aria e questo può essere fatto anche sicuramente con un feltro appoggiato su un davanzale, per esempio, sostituito. Per dire alle ore 12 di ogni domenica o di ogni lunedì, quindi lo cambio una volta a settimana e Scusa, misuro settimane o a seconda di quando si sporca, se è più non si può fare per dire una visione diretta di qualche cosa, no, non ce la fa. Non non ce ce la la fa fai. perché la luce del sole è abbacinante, immaginate. E posso farlo per un liquido, quindi posso prendere l'acqua. Però anche lì deve essere un'acqua ferma, quindi dovrei prendere una provetta di acqua nel Tevere, per esempio, e metterla in una cuvetta. A questo punto metto questa cuvetta. Carlo, scusa Carlo, ma se io ipotizziamo che volessi fare delle prove di notte aumentando la sensibilità al massimo della camera, cioè quindi cercare di prendere tutte le luci, puntando un cielo ipoteticamente un po' luminoso perché magari c'è Dice, del. no, questi fenomeni di inquinamento luminoso dello smog riflesso nel cielo. Quindi potresti, però dipende anche da quanto vento c'è, dalle correnti alte, c'è molti parametri dentro. Però si può studiare. Diciamo, lo spettroscopio puoi utilizzarlo, poi come utilizzarlo è una materia di studio particolare, chiaramente. Allora, senti, intanto Rossana Miani ci chiede il Ciao link, Rossana. Rossana ci chiede il link per scaricare Sì, il. adesso li metto nel link, sicuramente. E se me Allora, lo scordo, Rossana, mi contatti e te lo mando lo dentro.
una cosa, metti poi dopo, quando abbiamo finito la diretta, se vuoi, metti un post su questa Sì, diretta lo dove metti. metto qui, lo metto proprio direttamente qua, metterò il link diretto ai due manuali da poter scaricare. Allora, Francesco Doria ci chiede, allora, utilizzando lo Star Analyzer, il piano focale dello spettro generato cade sullo stesso piano focale del telescopio? Beh, diciamo, allora intanto parliamo di quale spettroscopio? Dello Star Analyzer? Allora, lo Star Analyzer, diciamo, viene messo a fuoco lo Star Analyzer. Sì. Quindi la luce che passa attraverso lo Star Analyzer, che viene dispersa, viene messa a fuoco sul telescopio. Mentre sullo spettroscopio noi dobbiamo mettere a fuoco non la fenditura, che verrebbe abbacinata, diciamo, dalla luce, ma dobbiamo mettere a fuoco sul reticolo. E quando fotografiamo stelle con la fenditura, noi avremo stelle sfocate. Non ci Però conviene avere stelle a diciamo fuoco, che perché la stella a fuoco quindi il piano focale rimane lo stesso. sì, praticamente lo stesso, cambia poco. E poi c'è Praticamente un lo filtro Star incluso. Analyzer non è né più né meno di Sì, un filtro cambierà di un millimetro, su una di 3 mm. qualsiasi camera, come potrebbe essere un Neodym o un filtro In a cavo. ogni caso, quando noi mettiamo una superficie che prima non c'era nel piano focale del telescopio, i raggi di luce vengono deviati, proprio perché c'è il vetro e quindi il vetro disperde la luce, quindi il fuoco si allontana di qualche millimetro in funzione del filtro di più o di meno. E riguardante lo Star Analyzer, noi avremmo una cosa da tenere in considerazione, che se questa fosse la telecamera, noi avvidiamo sulla telecamera lo Star Analyzer, però noi lo avvideremo attaccato al naso. Più lo stacchiamo lo Star Analyzer e più disperdiamo lo spettro. La risoluzione è data dal filtrino. Questo, per esempio, lo Star Analyzer è un SAC 200 di Adriano Lolli. C'è quest'altro invece, che è lo Star Analyzer della Celiac, questo, che è un 100 righe. Quindi sono uguali, diciamo così, li mettiamo vicini, uno è 100 righe e uno è 200 righe. Quindi 200 righe lo possiamo tenere più vicino alla camera perché disperde di più. 100 righe lo dobbiamo allontanare. Per allontanarlo c'è un sistema, anche qua uno spaziatore dinamico, sempre di Adriano Lolli, che vi consente di avvitare il filtro sulla camera, eccetera. Avvitando sulla camera avrete alcune difficoltà. La prima è che lo spettro deve essere messo orizzontale. Non deve essere obliquo né deve essere contromano, quindi dobbiamo avere la stella a sinistra e lo spettro a destra. L'altra cosa, lo spettro deve essere orizzontale. Se io avvito il filtro sulla camera, si ferma dove si ferma. Lo Star Analyzer, vi faccio vedere, ha qui un segnetto. Quel segnetto è riferimento orizzontale. Quindi, quando avvito lo Star Analyzer, devo fare attenzione che quel segnetto si fermi a metà del lato corto del sensore. Quando metto la camera, devo fare in modo che questo sensore stia in orizzontale. E comunque può stare o così, perché in un verso la stella è a sinistra, nell'altro verso la stella va a destra. Quindi dobbiamo fare attenzione a questa cosa. Quindi la stella sulla sinistra, lo spettro sulla destra, più lo distanziamo e meglio è. deve essere in orizzontale mantenendo il lato più lungo del sensore, Verso cioè quindi destra, esattamente. sono Perché in orizzontale? Perché noi stiamo analizzando delle righe spettrali che sono larghe degli angstrom, dei milionesimi di millimetro. Se questa riga mi deve cadere, questi sono 2 pixel, mi cade così, mi cade proprio al centro del pixel e quindi la prendo bene. Se io la metto in orizzontale, mi cade da un po' su questo pixel, un po' sull'altro, quindi io ne analizzo una parte. Mi sporca lo spettro, diciamo così, e quindi non va bene questa cosa. Devo cercare di farla più. Diciamo C'è il caso libero in cui io voglio avere la massima risoluzione, in cui metto la stella in diagonale per cercare di prendere più spettro possibile. si può fare? Non viene Cioè, bene, però si può fare, certo. pronto. Quindi diciamo che la cosa migliore è mettere quindi il riferimento dello Star Analyzer deve essere allineato con il Diciamo, sensore della camera e non tanto. questo diciamo, è una scatola, no? Prendiamo questo, un post-it. Questa è la mia camera che ha un sensore rettangolare.
D'accordo? Allora Certo. io avvido questa qua va come va, però io devo essere furbo e devo andarmi a cercare il segnetto, questo qua. Questo segnetto mi deve andare sul lato, adesso vi faccio vedere, mi deve andare così, grosso modo, Lato corto, quindi, eh? no? Come? Sul lato corto. Sul lato corto. In questo modo lo spettro è orizzontale, però chiaramente io l'avvido ma non si ferma. Certo. Quindi mille problemi. Una cosa che se volete fare questa cosa, potete cominciare così, però diventate un po' matti. Vi conviene prendere un aggeggio di Adriano Lolli che è un divaricatore in pratica, in cui all'interno inserite il filtro e svincola la camera dal filtro. Quindi voi potete ruotare la camera finché lo spettro è orizzontale. Poi potete allontanarlo fino alla massima distanza possibile, in cui lo spettro da così piano piano si allarga e sfruttate tutto il sensore, come io faccio con le dita adesso. Se lo allontano troppo esco fuori, non va bene. Se lo Certo, non si metto può troppo fare. vicino, ho lo spettro, è piccolo, ho poca risoluzione. Devo cercare di sfruttarlo al massimo. Certo. Senti una cosa, Carlo, abbiamo fatto un bel excursus su questo, magari un altri 10 minuti volevo chiederti io, perché mi piace molto, tu sei stato molto bravo e hai spiegato veramente per filo e per segno tutto quello che c'è da sapere sulla spettroscopia. Io volevo parlare un pochino appunto di questo discorso che sicuramente incuriosisce un po' tutti quanti, del fatto di questi pianeti. Sì. Allora, quindi adesso diciamo parlo io, ti prego di perdonarmi se uso termini No, va sbagliati, bene, certo. lo faccio volutamente perché magari utilizzo termini che sono anche più comprensibili anche chi è meno addentro al settore diciamo astronomico. Quindi diciamo, io faccio un po' il riassunto, poi ovviamente ti chiedo verosimilmente una conferma di quello che è. Allora, noi abbiamo scoperto che questa benedetta luce, che è una cosa insomma che ci fa vivere tutto sommato, che ci dà tante cose, ha nel suo interno un'infinità di informazioni. Già nello spettro luminoso ci sono infiniti colori, nel senso che tutti insieme, non so se vi ricordate il dischetto che si faceva a scuola. Quando si faceva il dischetto colorato si faceva girare Bravo, è proprio velocemente, l'esempio giusto. no? Se noi rallentiamo questo dischetto vediamo poi tutti quanti i colori. A scuola facevamo i 7 colori perché quelli ci avevamo, ma nello spettro, se pensate alla risoluzione del computer, non so quante volte vi sarà capitato di vedere la risoluzione della scheda grafica, 16,8 milioni di colori, ecco. Quelli sono una parte dei colori che sono contenuti all'interno del vero spettro reale, perché essendo una sfumatura, parte da un punto e arriva in un altro passando per infiniti punti. Allora, quando hanno fatto questa cosa di mettere il famoso prisma dell'LP dei Pink Floyd, no? Hanno messo quel triangolo e si vede, no? Sull'LP dei Pink Floyd, la luce uscire in vari colori. Hanno scoperto, esatto, hanno scoperto che poi questi colori nel loro interno ovviamente potevano trasmettere una serie di informazioni. Quindi che cosa succede? Una volta avuta la capacità di leggere questi colori, siamo riusciti a capire tutta una serie di cose. Quindi che cosa? In primis, noi riusciamo a vedere un pianeta che passa davanti a una stella perché la prima cosa che fa abbassare l'intensità di luce, quindi noi misuriamo quanta luce mette questa stella. Questa stella emana 1000 di luce, benissimo, però ogni tanto sto 1000 diventa 998, Dove no? è detto, il 1000 potrebbe rimanere 1000. Cambia che c'è l'atmosfera del pianeta Sì, no, e ci arrivava a sul bordo questo. del Sole cambia la riga. Noi vediamo quella, non la No. cambiamento. Certo, però noi prima facciamo un calcolo dell'abbassamento della luminosità perché ci passa un corpo davanti e quindi anche per un minimo comunque se abbiamo uno strumento veramente può riuscire a percepire anche il minimo di abbassamento di luminosità. Poi giustamente, come diceva Carlo, ovviamente, che cosa succede? Questa luce che nel suo interno quando arriva pulita a tutti i colori, cosa fa? Passa su questo pianeta, passa attraverso l'atmosfera del pianeta che è composta di qualche cosa, no? Quindi potrebbe essere composta di
elio, di idrogeno, di metano, di insomma, ossigeno anche, perché no, magari c'è dell'acqua, no? L'ossigeno sarebbe incredibile, non abbiamo ancora trovato l'ossigeno. Beh, certo. Quindi alla fine che cosa succede? Quando questo pianeta passa davanti, praticamente fa, sottrae, se vogliamo, no, il materiale che compone l'atmosfera di questo pianeta, toglie praticamente dei frammenti piccolini di questi tanti colori, e in base al frammento che viene tolto noi riusciamo a capire qual è la composizione della ipotetica atmosfera di questo pianeta, no? Più o meno è così, poi in parole. Inizialmente si è iniziato a scoprire i pianeti extrasolari con il transito del pianeta davanti alla stella, e questo è valido per stelle vicine, quindi 4 anni luce, 10 anni luce, 100 anni luce. Ma la stella che è distante 10.000 anni luce, non lo vedi la variazione di luce del pianeta, è miliardesimi di... Però si può vedere proprio spettroscopicamente, perché la luce che passa dalla stella attraverso la superficie del pianeta, seppur pochissima, quella poca che passa e che arriva fino a noi, si porta dietro l'eredità dell'atmosfera del pianeta. Quindi se nel pianeta c'era metano, nel Sole non c'è, nella stella non c'era metano, noi vediamo per una frazione di secondo una lievissima quantità di metano. Immaginate, vi ho detto, una stella di sesta magnitudine, 20 minuti di posa, con un telescopio da 20 centimetri, vi immaginate che cosa deve fare quel povero telescopio spaziale per riprendere una luce così debole, proprio uno spettro, no? Qui parliamo proprio di spettri, di evanescenza, di niente, che però può essere misurata con molta attenzione e precisione. Questo grazie a sistemi di calcolo sempre più evoluti, sensori sempre più evoluti, tutta la tecnologia che ci trasciniamo poi qui sulla Terra, quindi il nostro telefonino, i nostri computer. Avere il riferimento del nostro Sole è stato fondamentale per questo, no? Cioè noi possiamo sicuramente... È stata una cosa che è stata studiata. Infatti molto belli sono gli spettroscopi solari, che sono degli spettroscopi che non servono a scoprire niente, ma sono didattici, e sono per ripercorrere la storia dell'astronomia e dell'astrofisica da metà dell'Ottocento fino a oggi. Per esempio vi faccio una cosa carina. Diciamo che Padre Secchi mise questo prisma obiettivo sul telescopio per osservare le stelle. Poi decisero di puntare anche il Sole. Fraunhofer trovò delle righe nere sul Sole molto evidenti, molto grandi. Quindi le più grandi le cominciò a contare. Noi le contiamo da sinistra verso destra. Invece lui le contò da destra verso sinistra, chiamandole A maiuscolo, B, C, D, E maiuscole. Poi le righe più sottili A, B, C, D minuscole. Però che cosa fossero non si sapeva, però si sapeva più o meno che erano questi colori. Il figlio di Sir Herschel, John Herschel, che è quello che ha inventato il prisma di Herschel, quello con cui vediamo il Sole in luce bianca col nostro telescopio, gli venne un'idea incredibile e disse: ma se io proietto lo spettro del Sole per terra, mi viene il verde, il rosso, l'azzurro, il giallo. Io metto un termometro ad alcol sopra ogni colore. Quindi metto 7 termometri, uno sul rosso, uno sul verde, uno sul giallo. Poi, perché siccome sono uno scienziato, misuro pure fuori dai colori. E misuro la temperatura, no? Quindi con un eliostata che mandava la luce del sole sempre nello stesso punto, dopo pochi minuti andò a misurare e a vedere cosa misuravano i vari termometri, quello del rosso, quello del verde, quello dell'azzurro, e scoprì che, al contrario di quanto si pensasse, il termometro più caldo era nel giallo arancione, la temperatura più alta. Ma la temperatura ancora più alta, ma la più alta di tutti, ma proprio più alta, più alta, più alta, è dove c'era l'ombra, ed era a destra, ed era dopo il rosso, dove non c'era niente, era nero. E questa cosa... disse: ma allora qui c'è una energia superluminale che è talmente veloce che noi non riusciamo neanche a vederla, ed era una radiazione calorifica, ed erano i raggi infrarossi. Quindi è stato scoperto da Herschel figlio questa cosa dei raggi infrarossi che noi non vediamo,
Però abbiamo misurato prima con lo spettroscopio sotto la lampadina, abbiamo visto che la lampadina emetteva nell'infrarosso. Oppure il nostro telecomando del televisore, no? Che emette raggi infrarossi, eccetera. I raggi infrarossi che tagliamo via quando riprendiamo la Luna con i sensori in bianco e nero per non avere la confusione d'immagine, perché quel sensore è sensibile, lui sì, noi no, ai raggi infrarossi. Certo. Vabbè, vi ho detto un sacco di cose divertenti. Interessante. Senti, Carlo, a questo punto, vabbè, abbiamo risposto a qualche domanda. Io poi invito, adesso il tempo, poi sono le 8:15, quindi siamo andati lunghissimi. E io invito tutti quanti, se volete fare altre domande, potete metterle sulla pagina o metterle a me e piano piano vi rispondo a tutti. Potete anche contattarmi, se allora, volete parlare con me potete telefonarmi, non c'è problema. Allora, c'è un'altra domanda che ci fa sempre Francesco, visto che è utilissimo. Per le supernove, l'ho detto all'inizio, viene utilizzato moltissimo lo Star Analyzer perché consente di prendere al volo, in pochi secondi, lo spettro della supernova. E questo è importante perché prima si prende e meglio è. Quindi la supernova con lo Star Analyzer si prende, chiaramente se la supernova è di 17ª magnitudine è un altro discorso, però se è di 9ª, 8ª, si prende in una frazione di secondo lo spettro. E serve per capire se è una supernova di tipo 1A o di tipo 2A, che è molto importante, e viene ripreso proprio con lo Star Analyzer a livello amatoriale e viene condivisa questa cosa. In funzione del tipo di supernova, gli astronomi, gli astrofisici poi decidono se conviene studiare l'evoluzione di questa stella o no, se non è interessante o se è molto interessante. Quindi sicuramente sì, il Dobson da 16 va benissimo. L'inseguimento manuale diciamo non va bene perché lo Star Analyzer richiede un quadro fermo, quindi servirebbe una montatura equatoriale o anche alta azimutale con una corta focale per riprese di pochi secondi. Sul Dobson manuale 16 pollici è tanta roba, quindi non lo so. È un po' difficile, è consigliabile. Allora, costa 100 euro, quindi non sono pochi, però non è neanche inarrivabile, quindi è una cosa si può anche provare. Per esempio, una cosa che si può provare è con l'Unione Astrofi Italiani, se adesso non ricordo il nome, se sei socio dell'Unione Astrofi Italiani, puoi chiedere che ti invino una diapositiva che io ho da qualche parte, che contiene un reticolo da 500 linee. Con questo reticolo ti puoi autocostruire un filtro che però è molto disperde moltissimo. Puoi vedere almeno se riesci a riprendere qualcosa, se riesci a farlo. Il filtro è gratis per i soci, paghi solamente le spese postali della busta, insomma, quindi pochi euro. È interessante, quindi anche sul sito di adrianololli.com trovi dei reticoli in plastica a bassa risoluzione che puoi ritagliare e mettere davanti al telescopio, semplicemente. Interessante. Ok, allora io non ti voglio trattenere ulteriormente, Carlo, sei stato gentilissimo, è stata tanto a me ha fatto piacere che ci siamo visti, poi noi magari ci vediamo. Certo, molto bene, anch'io. Che tanto che non ci vediamo, purtroppo è difficile, è un casino questo periodo, però perché io poi periodicamente e spesso tengo diverse conferenze sulla spettroscopia, anche sessioni pratiche, però è un anno ormai che non si combina più niente. Siamo fermi con gli star party, siamo fermi con gli eventi astronomici, siamo fermi con io, come sai, insomma, gli eventi astronomici ne faccio tanti e mi dispiace, insomma, ecco, siamo tutti quanti lì con la sua spada di Damocle sopra. Non possiamo fare diversamente, resistiamo. Di riprendere a stare, diciamo, tutti insieme e a guardare il cielo e a gioire. Insomma, adesso ognuno di noi lo farà dal balcone di casa perché non si può nemmeno uscire, per cui neanche a dire che... No, però possiamo condividere queste esperienze e possiamo crescere tutti insieme. Quindi se... io ho fatto la diretta della congiunzione. Vuole fare l'esperienza è il benvenuto, siamo qua. Vabbè, comunque sicuramente rimanete sintonizzati sul canale perché di cose se ne faranno tante e ovviamente tra le quali anche spettroscopia, appena sarà possibile organizzare qualche evento organizzeremo sicuramente degli eventi dove di persona potremo fare tutte queste cose. So che Carlo
sarà disponibile, perché lui è una persona estremamente disponibile, gentile, carina, simpatica, tutto quello che gli si può dire. Io oltre a parentesi, fatelo sapere a mia moglie, che spero no, che non... Un abbraccio fortissimo a tua moglie, che è veramente una persona splendida anche lei. Quindi insomma, speriamo presto di rivederci, ma anche di persona. E poi magari, che ne so, potremo anche fare, se ti va, là, un'altra diretta, se ancora la situazione. Io faccio queste dirette perché non si può uscire, non si può fare niente, quindi faccio questo apericelo in attesa dell'ora di cena, così facciamo compagnia agli amici che stanno qui, che non possono uscire nemmeno loro e che comunque perlomeno continuano a sentire quantomeno parlare di astronomia, e perché no, quando riprendono avranno ancora più voglia di prima, perché magari vorranno sperimentare anche la spettroscopia o tutte le altre cose di cui abbiamo parlato. Ok, io a questo punto ti ringrazio Carlo, è stato un piacere veramente. È stato un piacere, spero di rivedervi tutti. Spero di essere divertiti, spero di avervi messo tanta curiosità, tanta voglia di provare, bisogna fare esperienze, sbagliare, provare e ottenere successi che sono molto gratificanti, molto divertenti. E poi se avete dubbi o domande, sono qua e mi trovate. Quindi, allora, ti chiedo Carlo, una volta finita la diretta, se puoi... Sì, metterò i link dei due libri o stasera, vediamo, cerco su Amazon il link di questo libro, oppure se riuscite a... Una cosa che devo dire di Carlo, ovviamente, seguite anche i suoi canali YouTube, perché lui, tra parentesi, fra le varie cose che fa, è anche un tester di strumentazione astronomica, cioè quindi se vedete tutti quanti i suoi video, potrete anche vedere, magari prima di comprare qualche cosa, i suoi video sulla strumentazione astronomica, dove vi spiega i vari telescopi, varia strumentazione, per quello che cosa, diciamo, per l'utilizzo migliore che potete fare di uno strumento. Quindi se andate sul canale YouTube vedrete tantissimi video fatti veramente bene, dall'unpacking proprio, cioè da quando apre la scatola a quando lo mette in funzione, di tutti quanti gli strumenti più interessanti che potete trovare sul mercato, e parliamo di strumentazione comunque sempre, diciamo, accessibile, non parliamo di strumenti, insomma, di plan way da 100.000 euro. Parliamo di strumentazione, non avrebbe senso. Diciamo, sono cose non per principianti, diciamo, sono cose belle, bei prodotti, belle cose che uno compra e vuole essere sicuro di prendere la cosa giusta, chiaramente. Seguitelo veramente, anzi, ti invito a mettere appunto i link anche proprio sulla, ma oltre che qui su questo diciamo video, ma poi metti anche dei link proprio sulla pagina Approccio all'astrofilia, dove appunto chi vuole può, della pagina Approccio all'astrofilia metterò i link di questi libri che possono essere scaricati. Comunque, esatto. Se andate sul sito www.unitalia.com, nella pagina spettroscopia trovate i link dei due libri, quindi diciamo solo là, io adesso vi semplifico la vita, vi do il link diretto, però è facile trovarlo. Mentre l'altro, azzurro, questo no, questo va comprato per forza, mi dispiace. Questo vale la pena perché è tutto così. Quindi è lo spettro, quindi la costellazione con le righe dello spettro principale e lo spettro commentato, tutti uguali, quindi tutti così. Molto bene. E sono le stelle principali più luminose, quindi questo si sposa proprio con lo Star Analyzer, è proprio la morte sua, per cominciare a capirci qualcosa è la morte. Poi magari organizzeremo anche magari una diretta qualche volta con un altro libro, è questo però, questo è tosto. Chi magari vuole un'introduzione seria, è un bel libro da studiare, però è tutto in inglese, ragazzi, quindi in italiano ci sono solo io. Vabbè, ma magari una volta faremo anche delle dirette mentre facciamo delle riprese. Dirette sia di profondo cielo, quindi di come fare delle riprese di oggetti stellari, anche se a Roma non è chissà che, ma anche di spettroscopia, possiamo fare qualche... Fatti una serata con me. Varrebbe la pena per il bellissimo cielo che hai. E anche per come si mangia, che non è da poco. Non male, c'è un brodo che mi sta chiamando. Quindi...
ti lascio, che se no ti si consuma tutto. Però si rischia. Ok, ciao. Auguri a tutti. A te, buona signora, e speriamo di vederci presto, insomma, almeno io. Insomma. Ecco, arrivederci. Grazie, grazie Carlo. Ok, eccoci qui, allora, ecco qua. Allora, intanto io ringrazio tutti quanti voi, come sempre, di essere stati numerosi, di aver partecipato a questa puntata di Apericielo. Se avete ancora domande, cose, non esitate a mettere post qui su questo, su questa pagina, su questo video, che ricordo come sempre sarà sempre online, quindi sempre visibile a tutti quanti. E niente, che cosa dirvi ancora? Speriamo che tutto questo finisca presto e che possiamo, che si possa finalmente ritornare a stare tutti insieme, ma nell'attesa io non vi lascio soli, come sempre vi faccio compagnia con le mie stupidaggini, con le mie cose, con le mie antennine. Come vedete ho l'antennina in testa sempre, eccolo qua, antennina, ok, l'antennina marziana. Allora, un saluto a tutti quanti e, come dico sempre, occhi al cielo. Ciao a tutti e alla prossima. Grazie, grazie a tutti quanti. Grazie.